ADN Kronos. In collaborazione con tra le soluzioni di Plenitude e i servizi di mobilità di Anylive. Con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Sanremo Express. Il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024. Con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Ilaria Floris e anche oggi con Antonella Nesi ti portiamo a Sanremo. Anzi, per la verità, siamo proprio già a Sanremo. Oggi è domenica 4 febbraio. Eccomi qua, accreditata. Sono a Sanremo e la prima cosa che ho fatto è stata passare a ritirare l'accredito sotto l'Ariston, il mitico Ariston, dove da tanti anni i bravissimi dipendenti della RAI ci accolgono, devo dire, sempre col sorriso e con grande professionalità. Qui è un po' nuvoloso, la temperatura è di qualche grado più fresca che a Roma e oggi voglio raccontarti la giornata tipo di un giornalista di un'agenzia di stampa. Anche se parlare di giornate tipo è abbastanza difficile perché in questi 8 giorni qui succederà come sempre veramente di tutto. Partiamo da un fatto. Quest'anno la RAI ha mantenuto la promessa fatta da Amadeus nell'ultima conferenza stampa della passata edizione del Festival di Sanremo. Dopo 3 anni, cioè, la sala stampa Ariston Roof, che è posizionata all'interno del teatro Ariston sopra, nel tetto, all'ultimo piano, ha riaperto per tornare, come nel passato, ad ospitare tutti gli operatori dell'informazione accreditati. Dopo la pausa, cioè del Casinò di Sanremo che ci ha ospitato per 3 anni, adesso torniamo qui con la capienza delle edizioni pre-Covid. Una notizia, devo dire, accolta con grande gioia da noi giornalisti che più volte avevamo chiesto di tornare nella sala operativa che tradizionalmente ospita la stampa da anni, anzi da decenni, da 30 anni per l'esattezza. Qui dove mi trovo adesso in questo momento ci sono ben 450 posti che accoglieranno i colleghi di tante testate italiane e internazionali. Tra i primi incontri che ho fatto in sala stampa c'è quello con Andrea Spinelli, presidente del premio della critica Mia Martini, nonché punto di riferimento per tutti noi. È indicato come il presidente della sala stampa, cioè il collega a cui tutti noi ci rivolgiamo per risolvere tanti problemi che si manifestano quotidianamente. Allora, mi faccio raccontare da lui questo ritorno in grande stile della sala stampa qui al Roof dell'Ariston. Si torna al Roof e questo è bellissimo perché la sala stampa recupera la sua sede tradizionale, quello che da decenni è il luogo dell'incontro con i protagonisti del festival. C'è da dire che la RAI è stata di parola, è stato di parola Amadeus che aveva promesso questo ritorno già nella conferenza stampa di chiusura della passata edizione, c'è da dire che la volontà dei giornalisti era già stata espressa chiaramente lo scorso anno anche in maniera abbastanza rumorosa quando nella conferenza stampa alla vigilia della 73esima edizione il presidente del Casinò, che è appunto la struttura dove siamo rimasti negli anni pandemici, ci aveva chiesto, il presidente del Casinò, Adriano Battistotti, ci aveva chiesto: siete contenti di stare qui? E la risposta era stato un sonorissimo no, ma ovviamente non rivolto al Casinò che ha fatto il possibile per ospitarci, ma piuttosto rivolto alla RAI che nonostante la fine dell'emergenza tentennava sul fatto e sulla possibilità di tornare alla vecchia sede. Perché tentennava? Perché negli anni, nelle edizioni pandemiche, il Roof è stato utilizzato per allentare i contatti tra artisti e maestranze e quindi ospitando dei camerini più ariosi e più distanziati, la sartoria ed altre attività legate alla costruzione del festival. Andrea confessa, ma quanto ti rompiamo le scatole durante la settimana sanremese, anche per cose di cui tu non saresti competente e invece le chiediamo a te. Certi colleghi, forse fraintendendo, ritengono che
la persona in questione debba essere caricata di ogni richiesta possibile, quando è evidente che se la tua presa della corrente fa le bizze sarebbe meglio di rivolgersi direttamente a uno dei tecnici a disposizione 24 ore su 24 lì in sala, piuttosto che a me. Ma che ci vuoi fare? Ricordiamo che a pieno regime è tornata anche la sala stampa Lucio Dalla, tradizionalmente ospitata presso il Palafiori di Sanremo e che è quella che ospita i colleghi delle radio. Una volta ritirato l'accredito, abbiamo posizionato i computer, li abbiamo accesi, le agenzie di stampa sono qui in prima fila, davanti al bancone che ospiterà in tutti questi giorni le conferenze stampa del direttore artistico, quelle che vedete anche in video, nei TG, spesso nei programmi, le conferenze dei conduttori, dei dirigenti Rai, di tutti gli ospiti che passeranno qui dentro e che noi vi racconteremo. Oltre alle conferenze, la settimana è disseminata di incontri con i big, eventi collaterali, polemiche di ogni tipo che andranno seguite di pari passo con le varie serate. Insomma, un bel frullatore, non c'è che dire. Ma noi siamo pronti, siamo qui, seguiteci perché ne vedremo delle belle e le vedremo insieme. Sanremo Express è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adncronos.com. Sanremo Express, in collaborazione con tra le soluzioni di Plenitude e i servizi di mobilità di AniLive. Con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica.